Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dalla mia postazione montana in montagna partono i pronostici per la stagione 2018-2019. Cominciamo subito dunque con la prima giornata. Dopo 3 mesi di pausa circa, diciamo che è molto difficile pronosticare le prime giornate di campionato, soprattutto la prima in particolare, perché le preparazioni atletiche insomma fanno molta molta differenza e siamo proprio ancora a metà agosto praticamente, quindi sarà molto difficile azzeccare dei pronostici. Comunque ci proviamo lo stesso e cominciamo subito con sabato alle 18, Chievo-Juventus, debutto di Ronaldo ufficiale. Credo che la Juve potrà ottenere i 3 punti a Verona, non ho molti dubbi, qua gioco il 2, anche se ovviamente bisogna sempre non sottovalutare un Chievo che a mio avviso ha fatto un mercato molto schiscio proprio per la paura di poter essere retrocesso in B. Sabato alle 18, sempre sabato alle 18, ma alle 20:30 c'è Lazio-Napoli. Questo è un big match e anche qui, non sapendo come sono le qualità delle squadre, insomma, scorso campionato avrei detto Napoli senza problemi. Quest'anno io dico un bel X perché secondo me per iniziare un pareggio a tutte e due potrebbe comunque far bene e comodo. Domenica la partita delle 18, Torino-Roma. Torino non si è rinforzato a mio avviso, la Roma sì, credo che la Roma vincerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quindi credo di mettere il 2 della Roma. Bologna-Spal alle 20:30, tutte le partite, il resto delle partite sono alle 20:30. Attenzione a Bologna-Spal, partita che è subito importante, e qua potrebbe esserci una bella sorpresa in questo derby emiliano, e secondo me è un X2 per la Spal. Empoli-Cagliari, anche qua ne ho promossa contro squadra che già si è salvata come il Cagliari, e partita ostica. Attenzione all'Empoli, qua secondo me ci può essere un doppio chance 1-2. Milan-Genoa sempre alle 20:30, secondo me il Milan vincerà col Genoa in casa, quindi metto tranquillamente 1 fisso. Parma-Udinese invece metto, attenzione qua a sorpresa, metto l'1 fisso del Parma, perché secondo me il Parma in questo momento è nettamente più in forma e più forte dell'Udinese. Sampdoria-Fiorentina, e bella partita. La Fiorentina non è che abbia fatto un precampionato esaltantissimo, però penso che alla fine la Sampdoria di Giampaolo in casa fa bene. Credo che alla fine ne verrà fuori un pareggio, quindi giocherei l'X. Alle 20:30 sempre di domenica Sassuolo-Inter, qua credo di mettere il 2 fisso dell'Inter. È vero che Sassuolo è un po' la bestia nera dell'Inter, ma credo che si sia rinforzata sufficientemente per poter dare una ripassata al Sassuolo senza particolari problemi. Lunedì 20:30 ritorna Sassuolo in serie, il Frosinone in Serie A, Atalanta-Frosinone, qua metto l'1 fisso per la squadra di Bergamo. Ragazzi, queste sono le partite della prima giornata di Serie A. Chiaramente ci siamo divertiti con questa, con questo, come possiamo dire, questo gioco dei pronostici. Staremo qua ovviamente a vedere quanti ne prenderemo meno, poi chiaramente tireremo le somme poi più avanti. Ragazzi, io intanto vi mando un grosso abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!